Quest'oggi il vostro Kendall ha scavato nei meandri dell'internet per trovare i mondi più vecchi in assoluto di Minecraft. E questo è uno di quei mondi, si chiama Tsuchi Iwa ed è uscito più di 13 anni fa. Entriamo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Sapete bene che io adoro entrare nei mondi vecchi proprio perché riesci a vedere com'era Minecraft nel passato, le usanze, i modi che avevano i player di costruire le cose o anche di mettere gli oggetti nelle ceste, è tutto interessantissimo. Quindi quest'oggi ci faremo un bel tour all'interno di due mondi vecchissimi di Minecraft. Questo mondo inizialmente era stato caricato 14 anni fa con l'alfa e poi è stato aggiornato man mano con la versione beta. Che cos'è sto coso fatto di spugna ossidiana? Proprietà dell'Air Force canadese? Ma è un missile! Oh mio Dio, ma arriva fino là sotto! No, vabbè, non è possibile. Ma che cosa cavolo costruivano su Minecraft in quel periodo? Allora, ma che cavolo? Allora, dicevo, innanzitutto il fatto che abbiano costruito un tempio giapponese così bello è fuori di testa. Ho l'impressione che questo mondo ci riserva un bel po' di sorprese. Guardate le scritte. No, c'è un creeper. No, 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 non posso morire. Fermo, lasciami stare. Maledetto creeper di Minecraft Alpha. No, non posso salire sul mezzo blocco, cavolo. Ok, no, è pieno di mostri. Non ci posso credere. Hanno fatto le mura attorno a tutta quanta la città. Ma ragazzi, tutto ciò è stupendo. Beh, il creeper non può saltare, vero? No, infatti, meno male. Hanno fatto una spada bellissima. Tipo una specie di monumento di una spada. E guardate il portone gigante! Ma quanti anni ci hanno messo a fare sto mondo? Ok, aspetta. Torniamo all'edificio principale. Voglio vedere se riesco a trovare delle ceste, dei cartelli, qualcosa effettivamente che può farci tornare indietro nel tempo. Dedicato a Sea Nanners. Chissà da quanti anni non gioca quel player. Che cos'è? È una specie di lucertolone. È un drago! È un drago con la lava dentro la bocca. No, vabbè, bellissima come costruzione. Non mi sarebbe venuta in mente neanche ora. Figurati 14 anni fa. Qua che c'è scritto? Tsuchi Iwa Welcome Center. No, no, no. Fermo. Dai, non devo combattere con i ragni preistorici di Minecraft. Allora, lasciami in pace. Io non ti do fastidio se tu non mi dai fastidio, ok? Affare fatto, fratello. Che c'è scritto qua? Congratulazioni a Void Ref, il nostro primo visitatore. Congratulazioni al 100° visitatore, Death Overture. Vi rendete conto che più di 100 persone sono entrate in questo mondo? E chissà quanti anni fa è entrata l'ultima persona. E ora ci sono io, dopo 14 anni. Ma che bello, guardate tutta la muraglia. Oh, là ci sono delle ceste. Ok, quella è la cosa che mi interessa di più in assoluto. È sempre bellissimo vedere le vecchie cose di Minecraft. Allora, scendi. Aia, mi sono fatto malissimo. Vediamo che cosa tenevano nelle ceste i vecchi player. A parte che, vabbè, guardate come sono buggate. Ok, terra, va bene. Perché tutta sta terra? Cobblestone, sabbia. Oh mio Dio, oggetti in diamante, cibo. Sì, 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 sì. Poi cos'altro c'è? Accendini. Tantissimi accendini, tante porte. Un arco, diamanti. Oddio, quanti diamanti! No, vabbè, questo ragazzi tra l'altro è un periodo in cui la creativa ovviamente non esisteva ancora. Non c'è neanche la chat, se io provo a premere la chat non succede nulla. Quindi tutti questi diamanti, sei sicuro al 100%? Guarda là, non li posso neanche prendere tutti insieme. Dicevo, sei sicuro al 100%, anzi al 1000%. Che sono stati presi tutti in survival. Incredibile. Guarda, sono veramente tanti. In un periodo in cui non c'erano neanche gli incantesimi. Non potevi fare l'incantesimo fortuna. A malapena esistevano gli oggetti in diamante. Wow, pazzesco. Ragazzi, mi faccio l'elmetto perché non ho visto l'altro ferro, quindi non lo posso fare in ferro. Devo farmelo in diamante. Voglio andare a esplorare questo mondo. Perché ho fatto due corpetti? Sono proprio tonto. Oddio. No, ma sapete che io non credo di aver mai indossato un'armatura del genere, full diamante, in una versione così vecchia di Minecraft. È un onore. Ah, il ferro c'era comunque. Vabbè, non me ne ero accorto. Guardate anche quante frecce! Che cos'è questo? Tipo il magazzino? L'armeria? Ah, sembra tipo il negozio del fabbro. Sì, infatti! Qua ci viveva il fabbro e faceva le armi. E qua invece cosa c'è? No, vabbè! C'è anche la stazione ferroviaria? E come funziona? Dov'è il minecart? Non c'è, se lo sono rubati. Oh, forse qua giù? Questi sono dei rimasugli della miniera. Che cos'è sto blocco? Perché è così buggato? Ecco qua il minecart. Prendiamo un po' di redstone. Ok, da che parte devo andare esattamente? Da qua? Vediamo, ragazzi, facciamo un tour panoramico. Aia. Oh, no. Beh, non è stato fatto troppo bene il design di questa ferrovia, scusa.
Dove mi ha portato? Lì? Eh no, dai. Dai. Porca miseria, com'era diverso. Oh, mi sono incastrato. Com'era diverso tutto quanto. Ok, quindi, cioè, per andare a farmi un giro, un tour, che devo fare? No, vabbè. Ma ragazzi, ma... Vabbè. La redstone è nera? Perché la redstone è nera? No, io sono senza parole. Cioè, attraverso i blocchi, mi buggo, c'è la redstone nera. Mi serve del cibo, ho bisogno di cibo. E poi, perché nonostante io abbia tutta quanta l'armatura in diamante, le barre della mia armatura in basso non sono complete? Dovrebbero essere al massimo. Che strano. Ma che bello, ragazzi, sono così felice di aver riesumato questo mondo dimenticato da tutti. E restate sintonizzati perché dopo ne vedremo un altro ancora più vecchio. Beh, credo di aver esplorato tutto quanto. Oh, c'è una cesta? Ok, vuota. Dai, vediamo ora. Vediamo ora, ragnetto. Mi sono autosparato con le frecce, non ci posso credere. Mi serve disperatamente del cibo, ma non si trova. Perché qua, come ben sapete, il cibo te lo danno soltanto i maiali, le mucche e i polli. Anzi, forse i polli neanche te lo davano ancora. No! Oh mio Dio, sono ancora vivo. Ok, quindi questo è il tempio giapponese. E questa stradina dove porta? Che sono queste costruzioni? Ma perché si facevano queste robe su Minecraft un tempo? Che strano. Fuoco e acqua, fatto da Mystic Viper e Anit. Ok, va bene. Sentite che strano il suono del fuoco? Fum. Mamma mia. Bella questa idea di fare sto fiumiciattolo col ponte. E quelle porte esattamente dove ti portano? A parte che è pieno di scheletri che mi preoccupano un po'. Secondo me ora ci muoio. Via. Vi faccio fuori tutti. L'arco è la cosa più buggata di Minecraft beta e alfa. È ridicolmente buggato. Via, via. Non vi avvicinate. Oh, via, 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 via. No, sono morto, sono morto, sono mortissimo. Proviamo a entrare qua dentro. Ah, vabbè, ragazzi, addio. Dove sto salendo? Dove mi sta portando questa scala? Oh. In cima alle mura. Beh, e là c'è l'uscita. Ma perché ci metto così tanto a rompere le staccionate con un'ascia in diamante? Vabbè. Ragazzi, dopo più di 14 anni, questo mondo è stato esplorato. Addio. E come vi dicevo, passiamo adesso a una versione ancora più vecchia. Minecraft Alpha, con addirittura una texture pack inserita. Una delle prime texture pack mai fatte. Il mondo si chiama Mondo 1, ma in realtà il suo nome è Jar Market, una roba del genere. E questo è ancora più vecchio di quello che abbiamo visto prima. Infatti ci troviamo nella versione Alpha. L'arco qua, vabbè, non lo tengo neanche in mano praticamente, cioè lo sto tenendo come se fosse un pezzo di carta. Questa è una spara in diamante, questo è il piccone in diamante, questo che cavolo, perché è viola? E ci abbiamo una bussola che non funziona. Un botto di minecart, scale, questo è un accendino. Oh mamma, che brutto. Ovviamente questo dipende dalla texture pack, ragazzi. Però questa texture pack è stata creata appunto dai creatori della mappa, che hanno scritto welcome con i cartelli, per farti godere questo Luna Park in Minecraft Alpha. Ed è incredibile che esista una mappa del genere. Cioè, questo è il ristorante. Ma è un Luna Park o uno zoo? Mi sa che è un Luna Park. Qua ci sono i posti a sedere fuori. Ed è fatto abbastanza bene, se considerate che è stato fatto appunto su Minecraft Alpha 14 anni fa, quando c'erano pochissimi blocchi. Ok, questo è lo zoo. Ciao, pecorella. No, vabbè, geniale l'idea di mettere gli spawner qua. Ma come hanno fatto a ottenere gli spawner? In un mondo dove non esiste la creativa, come hanno fatto ad avere gli spawner? Che cos'è sta roba qua? È tutto così strano. Questi sono negozietti. Questo è il palco, l'entrata per il palco. Ma com'è il palco? Ma c'è il teatro. No, vabbè. Ciao, salve. Buongiorno a tutti. La fantasia dei player di Minecraft non finirà mai di stupirmi. No, vabbè, ragazzi, c'è la ruota panoramica. Che spettacolo. Gli autoscontri. Ma dai. Cosa? Perché se tocco le rotaie con la spada fa sto rumore? Come se stessi rompendo i blocchi? Bizzarro. La ruota delle meraviglie. Ma dove sono? Ma che cos'è? Allora, devo dire che come texture pack è tutto quanto piuttosto strano. No, vabbè, la piovra. La giostra piovra. È un vero e proprio Luna Park. Oddio. Cosa cavolo? Ma che è? Tipo una taverna? Ah no, è la casa degli specchi, la casa degli orrori. No, vabbè. Stupendo. Geniale l'idea. Geniale l'idea di fare la casa degli orrori. Beh, ragazzi, se ci pensate, queste cose su Minecraft adesso non si fanno più. Erano tempi diversi. Creare un Luna Park del genere.
Quanta fantasia ci voleva. Questa che cos'è? Beh, qualsiasi cosa sia è bellissimo. Caduta libera. No, vabbè. No, vabbè, posso salire in cima blocco per blocco. Cos'è sto bug? È stranissimo. Ok, questa è la giostra di caduta libera. Cos'è? Un dropper. E come faccio ad andare oltre? Ah, devo proprio buttarmi? Ma muoio. Devi stare attento a non morire. Il dropper prima che esistesse il dropper. Guarda là. C'è anche scritto biglietti. Ma è tutto quanto così bello. Oddio, le montagne russe. No, le devo provare. Dov'è la fila per le montagne russe? Vi prego. Ok, queste qua sono le montagne russe. Però perché non va? No, non si è attivato. Aia. Ma perché entro attraverso i blocchi? No. Ragazzi. Non riesco a uscire. No, ma... Ok, le rotaie erano estremamente buggate in questa versione. Beh, comunque è stato veramente molto bello fare un tour di questi mondi. Mondi letteralmente dimenticati da tutti. È passato troppo tempo. Che nostalgia.